Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo ciclo o episodio di Outer Wilds. Nell'ultima puntata siamo riusciti a raggiungere il laboratorio o l'osservatorio, comunque quel luogo di studio sui pianeti di questo sistema solare, sito nel polo sud del... Guarda che bella immaginina, questo ci facilita molto le cose, non dobbiamo stare manco a guardare dove gira. Comunque, sito nel polo sud di Vuoto Fragile e abbiamo scoperto esattamente come raggiungere, non dico il nucleo di Profondo Gigantesco, perché c'è quel discorso della corrente elettrica che dobbiamo superare con le meduse, come ci ha insegnato Feldspato, ma comunque come scendere sotto quello strato di corrente che non permette a nulla di sprofondare. Accampamento di Riebeck. Quindi, in realtà abbiamo ancora molto da esplorare a Vuoto Fragile, ma io, come vi dicevo, seguirei una pista ce l'abbiamo, quindi andrei diretto sparato verso Profondo Gigantesco e proverei a raggiungere il nucleo. Perché vi ricordo perché stiamo facendo questo, perché nel nucleo di Profondo Gigantesco è caduto il pezzo del cannone orbitale che ci serve per vedere, per ricevere i dati della sonda, ecco. Sto aggiustando la traiettoria. Ok, perfetta. metri al secondo è più che buono. Quindi tutto quello che dobbiamo fare adesso è trovare un non comune uragano che ruota in senso antiorario, ovvero verso destra, e lasciarci risucchiare da quel coso. Tutto. Oh, non ho frenato! Come minimo ci arrivo così. No, no, no. No, 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 è così forte la corrente che non... Ok, questo ruota a sinistra. Uragani. Sinistra. Sinistra. Destra, eccolo qua. Questo sta ruotando verso destra. Facciamo una prova. Sì, lancia giù. Quindi facciamoci risucchiare da sto coso. Magari da più in alto mi faccio risucchiare, più forza prende. Olè! Olè! Siamo sotto lo strato di corrente, giusto? Giusto. Però abbiamo un altro ostacolo da superare. Ci serve una medusa. Come? È elettrica anche questa. Se la tocco. Aspetta, proviamo a lanciarci una sonda. Ok, è un campo elettromagnetico che rimbalza tutto fuori. Lontanissimo, lo butta proprio. Ok, claro. Medusa, medusa. Anche le meduse, cos'è? Un flipper, dannazione. Ah, forse devo farmi flipperare dentro? Oh, guardale! Da sopra. No! Come faccio? Devo entrare dentro una medusa. Come entro dentro la medusa? No. Devo trovare un modo per entrare dentro la medusa. Sistemi elettrici sono fusi, non ce ne frega praticamente niente. Ah, però così. No, invece non sono proprio del tutto fusi perché... Un'altra medusa.
Devo trovare un modo per entrare dentro la medusa. Come ci entro dentro la medusa? Questa sta scendendo o sta salendo? Sta scendendo molto rapidamente anche. Questa sta uscendo. Forse devo uscire dalla nave. Non credo di poterci entrare con tutta la nave. Sembra elettrica solo sotto, sopra. Oh, porca miseria, ok, elettrica anche sopra. Potevo testare anche così, volendo. Come posso fare a entrare dentro? Non vedo varchi. Ah, forse sono i tentacoli quelli elettrici. Sì, sono i tentacoli quelli elettrici. Oh, ok. Sono dentro. Perché non mi sento al sicuro qui dentro? Non lo so. Non lo so proprio. Ok. Speriamo che ci basti l'ossigeno. Stiamo scendendo? Sì, stiamo scendendo. Oh. Siamo sotto. Siamo sotto. Siamo sotto. Luce. Eccolo il pezzo. Questo è il nucleo, quindi. Abbiamo i piedi sul nucleo di profondo gigantesco ed è freddo, è un corallo il nucleo di profondo gigantesco. Sembra perlomeno un corallo, da. C'ha queste ramificazioni qua che. È un corallo. Vabbè, entriamo qui dentro, è quello che volevamo. I dati del lanciasonde. Porta, ti prego, funziona ancora? Sì. Perché non c'è gravità? Non facciamoci troppe domande. Allora, qui abbiamo una pietra di proiezione di gemello cenere. Vediamo cosa ci mostra. Ah, di nuovo le facce. Sono tre. Quindi noi sappiamo. Cos'è questa roba? Posso usare strumenti? No. Quindi noi sappiamo che queste maschere sono quelle che salvano e rimandano i ricordi al proprietario. Una è la nostra. Le altre due. Un'altra è di quello che stava su Vuoto Fragile. E l'altra di chi è? Un'altra statua qui. Probabilmente di quello che lavorava qua. Ho delle ottime notizie, Privet. Il progetto Gemello Cenere è quasi pronto per ricevere i dati della sonda del cannone orbitale lanciasonde. Raimi sta sistemando gli ultimi particolari, ma ormai manca poco. Tu e il cannone orbitale lanciasonde state bene? Certo che sì, il modulo tracciamento sonda è pronto per registrare le traiettorie di volo di ogni lancio e ti trasmetterà automaticamente tutti i dati rilevanti. Tuttavia, adesso sono preoccupato per l'integrità strutturale del cannone e del morale della nostra squadra.
Non appena la sonda avrà determinato la posizione dell'occhio dell'universo, invierò direttamente un messaggio a te e Remy. Ok, ci servono i dati però. Attenzione. Modulo di lancio della pietra di protezione. Ah, questo quello dovrebbe farci vedere quello ancora in orbita. Esatto, questo è quello ancora in orbita. Perfetto. Immagina, Privet. Il modulo tracciamento sonda sarà il primo a conoscere le coordinate dell'occhio dell'universo. Tu sarai la prima a vederle. Sono onorata e terrificata al contempo. Non chiederai al cannone orbitale lanciasonde di usare talmente tanta energia da rompersi, vero? Non temere, mia nervosa amica. Dobbiamo sparare solamente una sonda. Una volta che è partita, a chi importa se viene compromessa leggermente l'integrità strutturale del cannone orbitale lanciasonde? Si è letteralmente distrutto, non leggermente. A me interesserebbe, Mallow. A me interesserebbe perché non saremmo in grado di ricevere i dati della nostra sonda se il modulo tracciamento sonda andasse distrutto. Ma quindi, sti dati? What? Cos'è? No, no, voglio vedere cos'è. L'occhio? C'è la gravità che mi tira da una parte all'altra, non riesco a stare lì. Oddio, sono caduto nella melmaccia dorata qui. Piano, 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 piano. Oh. Mannaggia. Oddio, si diventa matti qui dentro. Ok. Visualizzazione traiettoria attuale della sonda 9.318.084. Ok. Ricezione dati della sonda in corso 9.318.084. Come possiamo sfruttare questo numero? È lontanissimo! Che è sta roba? Qui. Recupero dati di lancio precedenti da gemello cenere. Numero totale di sonde lanciate 9.318.084. Anomalia spaziale corrispondente a tutti i criteri noti per l'occhio dell'universo individuata dalla sonda 9 milioni... No, vabbè, quella lì. Recupero coordinate da gemello cenere. Visualizzazione coordinate per l'occhio dell'universo. Ma mi prendi per il culo? Come le uso queste? Aspetta! Aspetta, queste sono coordinate Nomai. Magari posso immetterle nella navetta Nomai. Però il punto qual è? Qual è la... Qual è il verso giusto? Sarà questo? O sarà questo? Forse questo, tipo C... Io direi tipo CXN, per intenderci. CXN, mi sembra una cosa sensata.
Altrimenti di qua sarebbe n al contrario x qualcosa di strano. No, mi sembra più sensato così, secondo il nostro punto di vista. Cxn. Me le mette anche in quest'ordine qui. E se vado testa in giù? Non cambiano. Vabbè, abbiamo capito comunque com'è. Il punto è dove le metto adesso queste robe? Dove le metto queste coordinate? Sappiamo. Oddio. Entra qui dentro. Quindi adesso devo trovare una medusa per uscire di qua. Non credo ci sia altro qui nel nucleo. Tanto che cerchiamo una medusa. Vediamo se l'ha lanciato fuori. L'ha lanciato fuori, sta continuando ad allontanarsi. Ok, non ci serve una medusa per uscire, quindi. La corrente riusciamo a superarla o? Mia nave è tutta spaccata. Che si è rotto? Non posso riparare. Ah sì, posso ripararlo qui. Sì, ma cioè impossibile ripararlo qua. Portiamo la nave via da qui. Devo farla atterrare in un punto solido. Tipo qua. Passando da sopra. Olè. Non ho la telecamerina, giusto? No, possiamo fare a occhio però. L'abbiamo sempre fatto. Voilà. Sì, vabbè, io controllo pure. Ma come faccio io a riparare sta roba? Ok. Mamma mia che fatica. Adesso. Innanzitutto curiamoci perché con la scossa elettrica ci ha quasi ucciso. Modulo di tracciamento sonda. La sonda numero. Ah, dal canone orbitale sono state lanciate milioni di sonde. La sonda numero 9.318.054 ha individuato un'anomalia nello spazio profondo corrispondente a tutti i criteri noti per l'occhio dell'universo. La statua del modulo tracciamento sonda registra automaticamente la traiettoria di ogni sonda e ne trasmette i dati al progetto gemello Cenere. Ho trovato le coordinate che i Nomai hanno raccolto per determinare la posizione dell'occhio dell'universo, che sono queste, CXN, come avevamo pensato noi. Ma queste coordinate, cosa ce ne facciamo? Dove possiamo mettere queste coordinate? Da nessuna parte. Neanche la torre Ra, io non ricordo un singolo posto che abbiamo trovato per immettere queste coordinate. O non abbiamo trovato qualcosa? O dobbiamo ancora trovare qualcosa che ci permetta di inserire queste coordinate e andare lì? O non saprei. Non saprei proprio come fare.
Sappiamo che su Sfrido c'è un localizzatore. Ghiacciaio settentrionale. No, no. Sfrido era il nostro pianeta, no? Cioè, era la luna del nostro pianeta. Fateci vedere, fateci vedere. Cuore legnoso. Sfrido. Ok, andiamo a vedere qua. Magari lì possiamo mettere queste... Dall'altra parte del sole, dannazione. Letteralmente dall'altra parte del sole. Faccio prima a girare... proprio sopra. Ok, siamo in rotta. Ci stiamo arrivando un po' troppo velocemente. Decisamente troppo velocemente. Forse riesco? Riesco, riesco, riesco. What, c'è una casina? Ma... con due alberelli, immagino come si respira bene lì. Segnale non identificato nelle vicinanze. Che proprio se la vive bene qui, tranquillo. Oh, ehi, sei tu. La base di controllo non mi ha detto che eri in partenza. Non ci vediamo da un sacco di tempo. In realtà è un sacco di tempo che non vedo proprio nessuno. Gli altri viaggiatori non verranno? Eri tu che fischiettavi? Vabbè, proviamo a chiedere queste cose. Gli altri viaggiatori non verranno? Sull'avamposto lunare c'era più attività quando le nostre navi erano meno sofisticate e necessitavano di riparazioni più di frequente. A oggi più che altro viene utilizzato come centro di controllo. A volte Kert passa a fare un saluto, ma Gabbro è Gabbro e sai bene come la pensa, Riebeck, a proposito dei viaggi spaziali superflui. Non andartene, cioè, volevi chiedermi qualcos'altro? Ci si deve sentire soli quassù. Un po', sono in contatto con la base di controllo, Scogliocorno e Gossan per lo più, con cui chiacchiero via radio di tanto in tanto. E quando alla base di controllo dimenticano che sono qui, cosa che succede abitualmente, lancio il mio piccolo scout verso il villaggio. Si sono dimenticati di te? Non li biasimo. Personalmente non faccio rapporto così spesso come gli altri viaggiatori, d'altronde sono sempre qui. E quassù non è poi così male, davvero. Perlomeno c'è pace e tranquillità, cosa piuttosto rara nel nostro sistema solare. E ancora più rara nel nostro villaggio. Eri tu che fischiettavi. Forse, anzi, sicuramente, gli altri viaggiatori portano con loro degli strumenti, non hanno bisogno di fischiettare. Sai, puoi captare la loro musica con un segnaloscopio, il posto migliore per farlo è il Polo Nord. Lì la ricezione è ottima. Il Polo Nord è contrassegnato in rosso sulla tua minimappa, ma Sfrido è una luna davvero piccola, credimi. Basta dirigersi a nord, non puoi sbagliare. Cos'è questo posto? Ah, molto divertente. Oh, per tutte le stelle, parlavi seriamente? Tutto ciò è deprimente, Sig. Ti do il benvenuto sull'avamposto lunare, ma a quanto pare è stato messo da parte dal programma spaziale. Quando abbiamo iniziato le esplorazioni Outer Wilds, qui c'era sempre un gran traffico di viaggiatori che dovevano riparare le loro navi. La tecnologia per i viaggi spaziali è migliorata parecchio da allora, mentre le navi meno recenti tendevano ad andare in pezzi spesso. Un bel po' più spesso di quanto facciano ora. L'avamposto serviva a diminuire il numero dei lanci e degli atterraggi dal villaggio, per non parlare degli incendi. Adesso quassù ci sono praticamente solo io, mi occupo delle piantine provenienti da Cuore Legnoso e mi assicuro che sia tutto sotto controllo. Ci sentiamo dopo.
Posso ricaricare? A parte lui che fischietta, c'è il silenzio più totale qui. Lui ci ha detto di andare al Polo Nord per avere un'ottima ricezione degli altri. E quindi questo sarebbe il Polo Nord di Sfrido. Ci ha costruito questa serie di piattaforme. Non si sa quale scopo, ma lo scopriremo subito. Registro del segnaloscopio di Esker. Giorno 48. Da vuoto fragile ancora nessun segno del banjo di Riebeck. Sono certo che Riebeck stia bene, ma ne avrò certezza solo quando riascolterò la sua musica. Noi l'abbiamo trovato, Riebeck. Giorno 51. Ho sentito Kert suonare oggi, fuori contesto. Qualcuno dovrebbe dire a Porfi e Gossan che da una prospettiva aerea il loro amoreggiare non è poi così discreto. Giorno 55. Oggi il suono del banjo si riceve forte e chiaro. A quanto pare Riebeck se la passa bene. Che stupido, mi ha fatto preoccupare. Oggi mi è sembrato di sentire qualcosa di strano. Non so, probabilmente è stata solo una mia impressione. Giorno 70. No, oggi l'ho sentito di nuovo. C'è qualcosa di strano che proviene da cuore legnoso. Giorno 76. Va bene, so che può sembrare folle, ma il suono proveniente da cuore legnoso è uguale a quello dell'armonica di Feldspato, solo che Feldspato è scomparso nello spazio tanto tempo fa. Non è possibile che sia Feldspato. Giorno 88. Quel suono continua. Tutto questo è inquietante. Non sarà che il mio segnaloscopio è rotto? Sarà meglio parlare con Gneis. Se io rimango fermo così, prima o poi si allineeranno tutti. O forse no. Non riesco a tenerli tutti. Chissà se c'è un momento in cui si allineano. Beh, li abbiamo già trovati tutti. Chissà se c'è un momento della giornata in cui si riesce ad allinearli. Madonna, guarda che salti che si fa sulla luna. Allora, qua, nella luna, dovrebbe esserci questo rilevatore, presumo all'equatore o al polo sud a questo punto, che dovrebbe aiutarci... Facciamo un giro per l'equatore di Sfrido. Che è laggiù? Cos'era quella roba? Questi sono minerali. Oh, troppo. Ma non riesce a rilevare l'occhio. Ma noi sappiamo dov'è. Possiamo fare... Questo cosa sarà? Dannazione. Anche questo non riesce a rilevarlo. Ma riesce a rilevare qualcosa sta Geggio prima che esploda l'universo? No, credo che ormai non rileva più niente.